Sant'Afonso Maria di Liguori faceva questa preghiera: Signore, almeno un quarto d'ora prima di morire, non mi fare peccare, non mi fare sbagliare. Io, a dire la verità, correggo la preghiera di Sant'Afonso e dico: Signore, almeno un quarto d'ora dopo morto, non mi fare sbagliare. Non molto tempo fa, esattamente nel giorno del suo ultimo compleanno, durante una delle sue ascoltatissime omelie, ha parlato del suo modo di prepararsi al momento della morte. Diceva che si aspettava di giungere alla porta del cielo. Gioco di fantasia. Di bussare e di trovare, mi immagino, e ad accoglierlo, di bussare alla porta del cielo. E certamente mi apriranno la porta, anche per vedere chi è che bussa. E io sono sicuro che troverò non l'immagine del quadro, ma la Madonna che mi aspetta, perché io l'ho sempre amata e adesso mi aspetta dietro la porta e mi prenderà per mano, magari insieme a San Pio, e mi porterà davanti al trono di Dio e dirà: Padre, è mio figlio, amalo come ami me. Una vita dedicata alla missione e a diffondere l'eredità del santo di Pietrelcina. Questa è stata la vita di Fra Marciano da Monteleone di Puglia, al secolo Ferdinando Morra, una delle figure più eminenti della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio dei frati minori cappuccini. Di Padre Pio l'impressione che ebbi fu di un papà, ma ancor di più di un nonno. Così ricordava San Pio da Pietrelcina Padre Marciano, un vero e proprio punto di riferimento per tutti i frati cappuccini, in particolare dei più giovani e non solo. Padre Marciano ebbe il privilegio di vivere, sebbene per brevi periodi, nel convento di San Giovanni Rotondo con Padre Pio. Custodire la sua eredità era diventata, per il cappuccino di Monteleone di Puglia, una missione, svolta attraverso le numerose pubblicazioni da lui scritte sulla vita e la spiritualità del santo confratello, ma anche con il suo infaticabile apostolato in giro per l'Italia e il mondo e attraverso i mezzi di comunicazione. In particolare con Teleradio Padre Pio, Padre Pio TV. Cari amici, eccoci di nuovo insieme. Quando sei arrivato a Roma, quindi ti reclamano, i nostri telespettatori ti reclamano, ci chiedono: dov'è Padre Marciano? L'abbiamo visto lì, TV, là. Il Padre Pio TV è la mia casa. Quanti anni sono che lavoro? Tra gli episodi che lo hanno legato al santo di Pietrelcina, Padre Marciano raccontava spesso della guarigione di suo padre, che andò a trovare il figlio a San Giovanni Rotondo dopo essere stato dimesso dall'ospedale senza speranze. Aveva un tumore ai polmoni e i medici gli avevano dato poco da vivere. Padre Pio lo guardò fisso, poi lo prese per il bavero della giacca e con l'altra mano iniziò a tirargli dei pugni sul petto dicendo: «E chi te l'ha detto che tu stai malato? Tu stai bene, stai bene!» E subito dopo: «Ora ti saluto, arrivederci!» Disse proprio così a mio padre, raccontava Padre Marciano. «Arrivederci!» Non capii subito cosa volesse dire, ma lo compresi in seguito. Il mio papà aveva i giorni contati, e invece guarì e incontrò ancora Padre Pio. Ci lasciò 15 anni dopo per un'altra malattia. Prima cosa, chiedo scusa, ma ho bisogno di parlare in piedi, perché io ho un difetto, uno solo, intendiamoci, quello di essere vanitoso. Dato che sono convinto di essere bello, voglio essere ammirato. Questo è tutto. Fatto questa precisazione, quello che ho scritto, non me lo ricordavo, ho scritto bene, proprio, ho centrato.
Per 18 anni, dal 1995 al 2013, Fra Marciano Morra fu segretario dei gruppi di preghiera di Padre Pio e come tale, nel 2002, aveva incontrato a Buenos Aires il cardinale Jorge Mario Bergoglio, desideroso di conoscere meglio la figura del santo cappuccino. La mia andata a Buenos Aires fu dovuta a un desiderio del cardinale Bergoglio, che voleva delucidazione sui gruppi di preghiera. E fu molto bello perché Bergoglio si rassicurò quando sentì dire che i gruppi di preghiera erano stati fondati da Padre Pio, ma erano stati approvati dalla Segreteria di Stato. Voglio sapere anche come mai Padre Pio aveva avuto tanta ascendenza sul popolo di Dio e lui fu colpito in modo particolare dell'azione sociale di Padre Pio. Il cardinale Bergoglio, divenuto poi Papa Francesco, in visita apostolica a San Giovanni Rotondo, il 17 marzo del 2018, ebbe modo di confrontarsi con Padre Marciano su quell'incontro di tanti anni prima. A dir la verità, io sono stato anche un pochettino furbacchiolo. Santità, si ricorda di Noseda? Noseda era il suo segretario. Quello che Bergoglio mandò a San Giovanni Rotondo per l'invito ad andare a Buenos Aires. E dico, sono rimasto contento di quella visita, in modo particolare perché lei ci ha trattato come vecchi amici. Abbiamo parlato con tanta confidenza, con tanta gioia, eccetera. E poi gli ho detto, sono rimasto così preso dal suo comportamento, dal suo modo bello, familiare con cui ci ha accolto, che ho detto dentro di me, questo è l'uomo giusto per fare il Papa. E non nego che ho pregato per questo, perché si attuasse questo progetto. E lui dice, allora, tu sei stato il colpevole che hai pregato per questo. Se lo avessi saputo, non ti avrei fatto venire in Argentina. Come guardiano del convento di San Giovanni Rotondo e rettore del santuario di Santa Maria delle Grazie, il 23 maggio aveva accolto Giovanni Paolo II in visita pastorale a San Giovanni Rotondo e il 5 settembre dello stesso anno Madre Teresa di Calcutta. Nato il 16 febbraio 1929 a Monteleone di Puglia, sentì fin dalla più tenera età una particolare attrattiva per la missione sacerdotale e decise quindi di farsi frate cappuccino, predicatore, rimanendo particolarmente colpito dal predicatore Padre Arcangelo Perrotti. Come frate cappuccino è giunto a ricoprire la carica del ministro provinciale facente funzioni quando da vicario prese in mano le redini della provincia religiosa in un momento delicato, dall'8 marzo del 1984 al 17 gennaio 1985, dopo l'improvvisa morte del ministro provinciale Fra Pietro Tartaglia. Ed è stata una cosa tragica e io mi sono trovato in un momento veramente duro, superiore di San Giovanni Rotondo, vicario provinciale reggente e devo dire anche con una provincia anche un po' spaccata perché volevano che si facessero subito le votazioni per l'elezione del nuovo provinciale, Roma diceva che non era possibile, quindi un po' di incomprensione. È stato un momento molto delicato anche per me e anche molto sofferto. Naturalmente da quel passaggio, da San Pietro sei tornato naturalmente a San Paolo, che forse è la dimensione che magari ami anche di più. Sì. Come predicatore è arrivato a svolgere il compito di segretario nazionale dei predicatori cappuccini e di segretario nazionale per l'evangelizzazione. Il 15 settembre del 1946 vestì l'abito religioso e il 16 settembre dell'anno seguente emise la professione temporanea dei voti, che confermò per tutta la vita l'8 dicembre 1950. Al termine del periodo formativo, prima dell'ultimo traguardo, ancora una volta fu importante il ruolo di Papa Giuseppe Vito, che consentì a Fra Marciano di sentirsi completamente libero nella scelta definitiva. Così, il 21 febbraio 1954, accolse l'imposizione sul capo delle mani dell'arcivescovo di Campobasso, Monsignor Alberto Caringi,
Anche commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal dicembre 1994, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il frate aveva superato i 66 anni di sacerdozio. I suoi primi incarichi come sacerdote cappuccino sono stati nel campo della formazione iniziale, prima come vice direttore del ginnasio inferiore nel convento di San Severo, poi come direttore del seminario di Vico del Gargano, infine come maestro dei novizi a Morcone. Quindi è cominciato il ministero della predicazione che per lunghi periodi è coinciso con i compiti di governo del definitorio provinciale, con la responsabilità della fraternità e del santuario di San Giovanni Rotondo e con l'impegno di segretario generale dei gruppi di preghiera di Padre Pio. Da 5 anni Padre Marciano era in cura per una grave forma di leucemia, che non aveva comunque fermato il suo slancio missionario. Tornato a celebrare la messa pubblicamente, ad occupare quotidianamente il suo posto in confessionale, a garantire le sue catechesi ai telespettatori di Padre Pio TV, a sedersi alla sua scrivania con l'obiettivo di terminare a scrivere il suo ultimo libro e trascurando le raccomandazioni dei medici ad accettare, quando se la sentiva, qualche giorno di predicazione fuori dal convento. Infine, Padre Marciano è tornato ad essere disponibile, ad ascoltare, ad offrire una parola di conforto a quanti si rivolgevano a lui, di giorno nell'incontro personale, di sera, dopo cena, telefonicamente. La sua ultima grande fatica televisiva è stata nel mese di maggio 2020. Durante il lockdown, i frati hanno organizzato il rosario per i giovani di tutto il mondo, collegati da ogni piattaforma, in TV, sui social, su Zoom. Tutti ogni sera aspettavano con ansia il suo intervento, chiamato dai ragazzi il caffè di Padre Marciano. Ecco, cedo la parola a Padre Marciano per il fioretto. Un argomento molto bello, molto utile e anche un argomento scabroso, tant'è vero che spesso ci viene la voglia di spegnere la televisione e non sentirli parlare. Quindi è un argomento molto vario. La sua parola calda riscaldava i cuori di tutti, che mostravano il loro affetto con messaggi, video e cartelloni. Padre Marciano ha conservato tratti inediti di San Pio da Pietrelcina nei suoi aspetti meno conosciuti, evidenziando spesso la viva e calda umanità del frate stigmatizzato. No, molto bello, complimenti cari giovani. Complimenti, anzi approfitto da uomo anziano di qualche anno in più di vita, quindi ve la faccio una raccomandazione. Già che avete fatto l'esperienza della gioia nella trasmissione, dell'allegria, del canto, eccetera, quando vedete dei vostri amici che stanno un po' col muso appeso, un po' preoccupati, sofferenti, eccetera, fateli ridere, senza farglielo notare, però uscite, parlate, scherzate, create movimento, perché anche non è soltanto con la corona in mano che noi possiamo fare l'apostolato, ma anche dare un po' di gioia e di serenità a una persona, a un amico, a un giovane come voi, fatelo, che è una opera bellissima, approvata e voluta bene dal Signore Gesù Cristo. Padre Marciano Morra lascia un grande vuoto in tutti coloro che lo hanno conosciuto ed amato, ma la sua voce, la sua risata, le sue battute, la sua discrezione, la sua irrefrenabile voglia di fare continuerà a vivere nel cuore di ognuno di noi. Grazie Padre Marciano, arrivederci. Cerchiamo di santificare la nostra anima. Sarebbe bello fare qualche sofferenza in più, sarebbe bello putare la vigna. Sapete come si puta la vigna? Ci sono tanti pampini, tanti rami superflui e con le forbici si taglia. Ogni volta che si taglia c'è una sofferenza. Noi teniamo tanti difettucci o difetto anche grandi. Bisogna tagliare, putare la vigna. Se putiamo la vigna ci sono più grappoli, c'è più uva e c'è più vino, c'è più grazia del Signore nel nostro cuore.
Che il Signore vi benedica. Ciao.